Ora continuiamo a parlare di veicoli sportivi e con Peugeot il ritorno alla Dakar. La partenza della Dakar si avvicina ed ecco le prime immagini dei test da 2008 di KR con cui la Peugeot tornerà a cimentarsi nel rally più famoso al mondo dopo l'ultima vittoria nel 1990. Motore diesel 3000 biturbo da 340 cavalli e due ruote motrici affidato alle mani di tre fenomeni della Dakar come Stéphane Peterancel, Carlos Sainz e Cyril Depré. Per affrontare 9000 km tra montagne, dune e deserti di sale serve un propulsore di grande potenza e affidabilità. La Peugeot 2008 di KR potrà contare su un motore diesel biturbo da quasi 3 litri, 6 cilindri AV, potenza di 340 cavalli, coppia 800 Nm, velocità 200 km orari, serbatoio da 400 litri. Stéphane Peterancel ha annunciato in maniera insolita e spettacolare la partecipazione alla Dakar 2015 con il team Peugeot Total. In attesa di affrontare il rally, il ride più duro del mondo, alla guida di una 2008 DKR, il detentore del record di vittorie della gara è sceso su una pista davvero speciale, ricavata sulle pendici del Parco Saint-Cloud, assieme a Cyril Depré, suo futuro compagno di squadra. Con la scelta di Peterancel, che si aggiunge ai già annunciati Carlos Sainz e Cyril Depré, Peugeot, Total e Red Bull completano la squadra per la Dakar 2015, dove schiereranno un vero e proprio Dream Team. Il pilota francese, infatti, è una leggenda vivente nel campo del rally ride, con 6 vittorie nelle moto e 5 nelle auto, e detentore del record di vittorie alla Dakar. La sua esperienza e il suo talento saranno preziosi per il team Peugeot Total. Ora ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità e torniamo con Motor News, puntata numero 20 dell'anno 2014. A tra poco.